droga, vendevano stupefacenti online con tanto di listino prezzi e anche di fotografie. 5 arresti e 3 obblighi di dimora per un giro di spaccio con ordinazioni appunto online e consegne sull'asse Roma-Pescara. I provvedimenti restrittivi emanati a seguito delle indagini effettuate con il coordinamento della ridirezione tra la Procura presso il Tribunale di Pescara e la Procura presso il Tribunale per i minori dell'Aquila sono stati eseguiti all'alba di oggi dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Pescara con l'ausilio anche di mezzi aerei del reparto operativo aeronavale. Le indagini erano partite nel 2022 e hanno permesso di ricostruire i movimenti di una rete di spacciatori che, coordinata dalla regia di un unico nucleo familiare, aveva messo in piedi il mercato online della droga sui principali canali social con post, prezzi e foto. Cocaina, hashish e marijuana ad utenti che si collegavano a specifici link di invito e potevano così effettuare le ordinazioni e fissare anche gli appuntamenti per il ritiro della merce H24. Tra i pusher più attivi e dediti a rifornire il giro, anche un minorenne che, finito in manette, alcuni già detenuti che riuscivano a far entrare la droga all'interno del carcere, approfittando anche delle visite dei parenti. Le indagini hanno documentato oltre 45 kg di sostanza stupefacente ceduta per un volume d'affari illecito pari ad oltre 1 milione di euro. In collaborazione con la polizia penitenziaria sono stati effettuati anche sequestri in flagranza di reato per un totale di 6 kg di hashish, 20 g di cocaina e più di 2.000 euro in contanti, perquisizioni e fermi anche nei confronti di alcuni acquirenti.